gli uomini devono agire in fretta prima che arrivino altri predatori come i lupi, i leoni e le iene. Intanto i mammut sono giunti a metà del loro viaggio. Tutto procede bene, ma per il piccolo la migrazione è un'impresa ardua. Questo è il suo primo inverno e molti giovani non vivono abbastanza a lungo da vederne un secondo. I mammut non sono i soli a migrare. Anche gli uomini sono diretti verso le Alpi, dove potranno ripararsi dal freddo nelle grotte naturali. La matriarca li tiene d'occhio e gli uomini sanno che è meglio non avvicinarsi. Con il passare dei giorni, il piccolo inizia a essere in difficoltà e fatica a tenere il passo. La madre gli sta accanto, ma il branco non può aspettarli e i due vengono lasciati indietro. Un simile ambiente può sembrare inadatto ai leoni, ma in realtà in questo periodo sono molto diffusi in Europa. Un piccolo mammut in difficoltà è proprio ciò che può indurre un leone delle caverne a uscire dalla sua tana. Grazie alla presenza della madre, il piccolo è relativamente al sicuro, ma il leone continua l'inseguimento, sperando che la femmina prima o poi abbassi la guardia. Ora i due mammut hanno perso di vista il branco. Molti altri mammut stanno compiendo lo stesso viaggio. Questo è un maschio adulto ed è solo. Sul suo percorso incontra alcuni leoni delle caverne che stanno divorando una preda, non un piccolo di mammut, ma un essere umano. I felini dovranno lasciarlo passare. Un mammut che migra non conosce ostacoli. I mammut sono animali sociali e con il progressivo infittirsi delle foreste, i piccoli branchi si riuniscono con gli altri. Ben presto vi sono centinaia di mammut che si fanno strada attraverso le pianure d'Europa.